Ogni tanto, curiosamente, su Facebook ti imbatti in quel cacchio di post che si ripete continuamente e che ti dice che quando eri ragazzino mettevi Italia 1 e a partire dalle 7:30 del mattino fino alle 12:30 c'erano in sequenza dei telefilm che ci sono rimasti tanto nel cuore. È vero, però quei telefilm sono effettivamente i titoli più classici, quindi vengono presi in considerazione i Chips, l'A-Team, MacGyver, Hercules, roba del genere. Era proprio la tipica lista, la più classica, che veniva citata quando magari tu rimanevi a letto per febbre o finta febbre o cose del genere e ti potevi godere la televisione del mattino, magari mentre i tuoi erano indaffarati in altre faccende. Sì, però erano sempre quelli i titoli. Effettivamente, anche per questioni anagrafiche, io ricordo anche qualcos'altro. Qualcosa di un po' più anni 80, qualcosa di un po' più nostalgico e soprattutto qualcosa che è stato sia dimenticato sia cancellato. Considerando che di telefilm, anche di passaggi di questi telefilm in Italia sono stati tanti, molti, quindi ho deciso di stilare una piccola classifica su quei titoli che non sono stati dimenticati, probabilmente sono stati cancellati o comunque sia non hanno avuto tutto quel successo per andare avanti e che i vari passaggi televisivi sono persi nel tempo e confusionariamente nella nostra memoria. Piccolo disclaimer, per quanto riguarda il genere andrò a parlare di quei telefilm che contengono roba come action, fantascienza, avventura, cose così. Magari se ho tempo potrò anche occuparmi di quelle sitcom che sono state dimenticate oppure di quei telefilm pseudo romanticosi che possono piacere magari a un altro tipo di pubblico. Prima di cominciare con il video di oggi vi ricordo che se vi interessano i miei contenuti, le mie retrospettive, le mie recensioni, le mie rubriche e quant'altro non dovete far altro che cliccare sul pulsante iscriviti per iscrivervi al mio canale e mettere la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle novità. Se siete veramente interessati ai miei contenuti potete tranquillamente dare un'occhiata ai link in descrizione che vi manderanno al mio sito web, alla mia pagina Facebook, alla mia pagina Instagram, dove in genere metto dei post che anticipano il video in uscita proprio sul canale di YouTube. Però come sempre partiamo con il video di oggi, sigla! Allora, io non ero convinto di arrivare a 10 posizioni, a 10 posti di questa classifica e ne ho scremato qualcuno, ma non sono arrivato nemmeno a 5. Così partirò curiosamente dal sesto posto. Nelle mattinate di Italia 1, specialmente in quelle estive, quando praticamente noi non dovevamo più fingere di avere la febbre oppure avevamo meno giustificazioni per rimanere a casa, il palinsesto di Italia 1 proponeva un sacco di roba davvero gagliarda. Ma come? Al sesto posto ho deciso di inserire Hardcastle e McCormick, uscito in Italia con il titolo dei giustizieri della città, dove sono protagonisti il veterano attore Brian Cate e il giovanotto Daniel Hugh Kelly. Questa serie era stata ideata dal signor Stephen J. Kennell, che era quello che quando si vedeva la sua casa di produzione, il video della sua casa di produzione, lanciava il foglio di carta. La serie parlava del giudice Hardcastle che assieme all'ex pilota ormai detenuto Skid, che poi si chiamava Mark McCormick, si mettono insieme per risolvere una serie di guai e acciuffare più criminali possibili nella città di Los Angeles. Era una serie piuttosto divertente, specialmente per il fatto che Skid McCormick poteva usufruire di una straordinaria auto da corsa per gli inseguimenti e quindi per le scene d'azione. Oltre a ciò, la sigla d'apertura, che poi in fin dei conti erano due, ma la più gagliarda era davvero gagliarda, era proprio gagliarda. Si chiamava tipo Drive, perché diceva sempre Drive! Ed era stata scritta ovviamente da Mike Post, uno degli storici creatori di sigle per telefilm o serie televisive degli anni 80 e 90 di quel periodo.
La serie durò per ben 3 stagioni, dal 1983 al 1986, e la auto Coyote X è diventata inevitabilmente famosa, forse icona di questa serie che, oltre a un tot di episodi, non è che potesse dare chissà che. Dopo il successo di Knight Rider, ovviamente Supercar 1982, dopo una prima stagione di grande successo della serie prodotta da Glenn A. Larson, uscì anche Airwolf, ossia un super elicottero. Infatti da noi in Italia per un certo periodo si è chiamata squalidamente Supercopter, un po' per andare in scia con Supercar. Ed era una serie che durò 4 stagioni, ma che in Italia ce ne furono soltanto 3, vennero mandate in onda soltanto 3. Nel cast ci dobbiamo ricordare di Jean Michael Vincent, scomparso non troppi anni fa e non così anziano, e c'era ovviamente Ernest Borgnine nel ruolo del mitico Santini. Questo telefilm era praticamente una via di mezzo fra Supercar e Top Gun, anticipando Top Gun in un certo senso, e i combattimenti di questo straordinario elicottero munito di armi da guerra, le più avanzate, le più distruttive di tutti, erano piuttosto interessanti, scene action fatte davvero bene. Questa serie era stata prodotta da Donald P. Bellisario, infatti nel cast ovviamente appariva anche la sua moglie Deborah Pratt, collaborazione che poi rivedremo anche nella mitica serie Quantum Leap, che non rientra in questa classifica perché appartiene sì un po' agli anni 90 e perché è una serie sicuramente più di successo. Una delle mie preferite, fra l'altro è stata una delle prime ad essere tolta dal palinsesto comune, diciamo, di Italia 1, era la serie Ralph Super Maxi Heroi, The Greatest American Hero, fra l'altro una bellissima sigla introduttiva cantata da Joyce Carberry. Questa serie era non solo action ma anche divertente, considerando che il protagonista, che era Ralph Hinkley, interpretato da un giovane William Catt, era un professore di una scuola superiore e che si imbatte curiosamente in degli extraterrestri che gli lasciano un costume rosso dotato di straordinari poteri e con un libretto di istruzioni, il quale viene immediatamente dimenticato da questo giovanotto anche un po' distrattone. Il punto di forza di questa serie era chiaramente il fatto che Ralph Hinkley è un personaggio piuttosto distratto, comico, un po' cordarello e che comunque sia faceva anche delle facce piuttosto divertenti mentre interpretava sia un po' se stesso sia il supereroe, che poi non era un supereroe mascherato ma era lui col costume, e che avendo dimenticato il libretto di istruzioni di come gestire questo costume che gli dà dei poteri eccezionali, tra cui forza, spicca il volo, quindi anche con un editing piuttosto arrabattato, era un telefilm che funzionava piuttosto bene. Lui in collaborazione con Bill Maxwell, interpretato da un bravissimo Robert Culp, e poi successivamente con l'avvocatessa Pam Davidson, interpretata dalla bellissima Connie Sellecca, Sventeranno tanti crimini e per 3 stagioni addirittura c'è un film dove il suo costume passerà nelle mani di una donna. Non avrà assolutamente successo perché doveva essere il pilot di un sequel. La cosa non ha funzionato molto bene perché il pubblico, soprattutto quello americano, si era affezionato all'attore William Catt. Anche questa serie è stata creata da Stephen J. Cannell. Al terzo posto non potevano mettere Automan. Sì, effettivamente ha avuto anche un certo successo, ma la cosa curiosa è che Automan non è stata una serie di lungo corso, non ha avuto 2, 3, 4 stagioni, ne ha avuta soltanto una di 13 episodi, perché non ha riscontrato un successo iniziale tale da poter far proseguire la serie. È stata prodotta, creata da Glenn A. Larson con la collaborazione di quelli che avevano lavorato agli effetti speciali di Tron, e l'anno di uscita è il 1983.
in Italia ha avuto un ottimo successo, soprattutto per il fatto che c'erano molti effetti speciali, sicuramente estremamente discutibili al giorno d'oggi, tra cui uno dei più classici di tutti quanti era il cursore. Questa entità che si muoveva da una parte e dall'altra e che poi ricostruiva i vari mezzi di trasporto di Automan, fra cui c'era l'auto che era praticamente una Lamborghini Countach rivestita tutta quanta digitale, tutta quanta blu al neon, il blu dappertutto praticamente in questo telefilm. E mentre faceva gli inseguimenti rincorreva le macchine dei criminali, perché poi alla fine era sempre l'obiettivo era sempre quello di sventare il crimine nell'episodio in questione. Quando faceva le curve praticamente girava ad angolo retto e c'era il personaggio di Walter che rimaneva appiccicato contro il finestrino. Ricordiamo, è una delle un po' delle immagini emblematiche soprattutto della sigla. Sigla che era anche piuttosto figa perché era estremamente synthwave, funzionava molto bene, era tipicamente anni 80 e questo telefilm appunto per aver avuto più successo in Italia ci sono stati tanti passaggi televisivi, uno su tutti che è durato per un sacco di tempo su Tele Monte Carlo prima che diventasse la 7. Fatto sta che nel rivederla oggi non si possono non notare certi difetti davvero emblematici, una povertà di certe scelte anche narrative, comunque erano telefilm a basso budget, non erano come le serie di oggi in cui si investono una cifra, una fracca di soldi e gli episodi si vedono che sono concretamente ricchi di scenografie, di personaggi, a volte anche nomi di attori altisonanti. Ma ancora peggio di Automan è sicuramente Manimal, una serie sempre prodotta da Glenn A. Larson, uscita nel 1983, che purtroppo ha avuto la durata di soli 8 episodi, eppure nella nostra mente, nella nostra memoria, sembra che questa serie sia durata molto di più. Io me la ricordo veramente quando ero proprio piccolo, poi non è stata più riproposta, però a quanto pare, a quanto scritto, ha avuto un grande successo non solo in Italia ma anche in Europa. Infatti l'attore che interpretava il personaggio principale, che si chiamava Simon McCorkindale, purtroppo scomparso prematuramente nel 2010, era stato poi rivisto anche nel film del 1997 chiamato Nightman, e nel quale torna a interpretare proprio quel personaggio, il dottor Chase. Jonathan Chase infatti non è soltanto un personaggio che studiava il comportamento degli animali, ma riusciva a trasformarsi in questi animali, soprattutto un'aquila e una pantera nera. Grazie a queste capacità riuscirà a sventare tanti crimini. Beh no, in 8 episodi non so così tanti, però riusciva a sventare dei crimini fino alla fine della sua esistenza. Il caso più emblematico di tutti, al primo posto non potevo non mettere Street Hawk e il Falco della Strada, una serie uscita nel 1985 per la ABC che ha avuto un'esistenza di soli 13 episodi. Inizialmente questa serie aveva in previsione più stagioni, si era partito con l'idea di farne almeno 2. Purtroppo però a causa del budget e della somiglianza troppo ravvicinata con Supercar, fra l'altro perdendo effettivamente il consenso del pubblico vedendo un qualcosa di troppo simile a Knight Rider, Street Hawk venne cancellata dopo non troppo tempo. Peccato perché non solo ha avuto poi un ritorno di successo negli anni a venire, infatti i DVD di questa serie sono stati venduti veramente a iosa, ma era una produzione anche a nome Bruce Lansbury, il fratello minore di Angela Lansbury, il quale aveva prodotto la serie La Signora in Giallo, era comunque aveva contribuito alla produzione di Murder, She Wrote del 1984 e quindi un anno prima. Il successo quindi non fu replicato per Bruce Lansbury e questa serie rimase mozzata, si fermò all'episodio 13, quindi non ha effettivamente un finale. Però in questa serie ci hanno lavorato gente come Christopher Lloyd nei panni di un cattivo, George Clooney nelle parti di un giovane delinquente, c'era un buon cast in fin dei conti, dato che Rex Smith non era assolutamente deludente, c'era Jorah Galbuto che faceva il suo collega, quello che praticamente gli studiava un po' tutte quante le armi di questa moto straordinaria che viaggiava a 400 km/h sulle strade e non si sfondava, non si faceva niente. Tutti sti mezzi che viaggiano a ste velocità non
non vengono prese in considerazione dalla polizia, perché poi erano dei piani segreti di recupero di questo poliziotto che si era fatto male, creduto morto, e viene preso da questa agenzia, un po' come succedeva per Michael Knight in Supercar, un po' la stessa cosa, quindi le somiglianze sono un po' tutte uguali. E quindi questo poliziotto viene reintegrato in questa missione segreta dove deve guidare questa moto spettacolare, dato che lui era molto bravo a guidare delle moto. La cosa più figa probabilmente di Street Hawk, oltre a essere simile chiaramente quindi alla lotta al crimine come Knight Rider, Automan, Supercopter e quant'altro, era una sigla fra le più belle in assoluto, un pezzo dei Tangier and Dream chiamato Le Park e riutilizzato appunto come tema della sigla principale. Davvero davvero una gran bella serie, peccato per quei 13 episodi, ma che devi fa? Io sono Bella Ballò e magari la prossima volta potrei parlare di Riptide, di Simon & Simon, di Simon & Garfunkel, ah no.